Buonasera, buonasera a tutti. Siamo nuovamente qui su Horizon, sulla live di Horizon. Stavo vedendo perché il just chatting non funziona. Che succede? Forse lo metto qui su. Mistero. Ci abbiamo lavorato tutta la mattina e invece. Comunque, leggerete la chat a destra. Comunque, benvenuti e bentornati in queste live sul sessismo e videogiochi. Siamo qui stasera a parlare appunto di femminismo, di molestie online e anche ricollegandoci al precedente post di cui appunto avevamo discusso e parlato già a fine gennaio, che è stato abbastanza scalpore. Io sono Andrea, qui con me stasera ci saranno Erika, Ilaria e Giulia Lausi, entrambe psicologhe, entrambe esperte di femminismo e fiere femministe. E qui sotto di me c'è Simone Magno, dottore in criminologia. Ciao a tutti! Allora, dovremmo essere tutto a posto, perfetto. Peccato che non si veda la chat, poi cercherò per la prossima volta di risolvere facendo magari un po' di prove. Intanto grazie Screenplayer Italia per il follow e grazie Inori707. Allora, abbiamo deciso di dedicare un'intera live a questa tematica, in verità una serie poi di live a questa tematica, proprio perché è importante definire e chiarire un po' il cosa vuol dire innanzitutto femminismo, come nasce questo movimento e per cercare di capire anche come una donna può sentirsi mentre gioca e per ribadire appunto che una molestia online può avere degli effetti abbastanza rilevanti sulla persona, dal punto di vista sia psicologico che appunto anche cioè, mentale, fisico e tutto. Intanto buonasera Chiara, buonasera Prenoctis, buonasera Lady Junalesca e io interromperei subito e farei parlare proprio Erika se hai voglia di introdurci un po' cos'è il femminismo, da dove deriva un po', se poi anche di Giulia vuoi poi approfondire quello che dice Erika. Ok, allora inizierei facendo una panoramica sulla nascita, ma una roba molto veloce, giusto per capire che il femminismo non è una cosa nata oggi né nata l'altro ieri. Diciamo che normalmente si definiscono quattro ondate di femminismo relativamente al periodo storico in cui si sono, diciamo, sviluppate e alle battaglie di genere che sono state portate avanti. Diciamo che la prima ondata si configura intorno a fine dell'Ottocento con le classiche suffragette che militavano per il diritto di voto. La seconda poi verso gli anni 60-70 sta andando velocissima perché ce ne sarebbe da parlare infinitamente. Intorno agli anni 60-70, quando si combatteva per il diritto, diciamo, all'autodeterminazione, quindi essenzialmente il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, in questo periodo c'è stata la prima spaccatura, diciamo, viene considerato, si chiama femminismo separatista, per riunire le donne sotto un'unica bandiera, diciamo così, in modo tale che avessero uno spazio privato per parlare di problemi che non potevano affrontare fuori, quindi argomenti tabù come la sessualità o in generale anche le molestie. Da una parte ha dato la possibilità alle donne di conoscere meglio questi problemi e di rendersi conto che il problema non è mai solo personale, ma è condiviso. Dall'altra parte ha creato appunto questa separazione tra uomini e donne, quindi uomini versus donne, non si è mai cercato poi un punto di incontro tra le due parti. La terza ondata è quella verso gli anni 90, in cui l'interesse era quello essenzialmente di far capire che le donne possono fare tutto quello che fa un uomo. E qui la battaglia di genere era sulla parità salariale, che purtroppo non abbiamo ancora raggiunto, però quello era il movente. E per arrivare a quella che qualcuno definisce la quarta ondata, ovvero quella di oggi, in cui si invitano gli uomini all'interno della conversazione. Diciamo che il leitmotiv è tutti dovrebbero essere femministi perché il femminismo fa bene a tutti, uomini e donne inclusi.
Quindi in soldoni, dopo questa panoramica, direi che è abbastanza palese come il femminismo non sia il contrario del maschilismo. Il femminismo mira alla parità di genere, l'uguaglianza è una cosa, uomini e donne possono non essere uguali, biologicamente non sono uguali. Il femminismo ci dice che le differenze non possono e non devono essere causa di discriminazione. E quindi questa, diciamo, per stare tutti sullo stesso, per partire tutti dallo stesso piano e dagli stessi argomenti, dagli stessi termini. Questo è un po'. Tanto la chat, il chatbox ha ripreso a funzionare. Io, rifacendomi al tuo discorso, infatti consiglierei questo libro, che voi vedete al contrario, che dovremmo essere tutti femministi. Aiuto, ecco qua, di Chimamanda Ngozi Adichie, che è un molto molto un saggio molto molto breve, molto molto corto, tra l'altro tratto da una TED Talk, che parla appunto dell'esperienza personale di questa donna africana che ha subito, non che ha subito molestie, però che vive tutti i giorni, come ci spiega come vive tutti i giorni una donna. Dalle piccole cose, quindi da quando va al ristorante e il cameriere saluta l'uomo e magari ignora la donna, ci fa capire un po' in maniera molto personale, cerca di parlare, diciamo, con noi stessi, proprio per farci capire bene la differenza che intercorre proprio tra uomini e donne, che molte persone purtroppo non capiscono o ignorano. Intanto ciao Elena, ciao ForGamers, grazie per aver fatto funzionare la chat, e ciao Giulio e ciao Budica Box.tier. Ma quindi il femminismo, quali sono le differenze poi quindi vere tra femminismo e maschilismo? Perché questo termine? Perché maschilismo indica per esempio il predominio del maschio sulla donna, ma il femminismo invece indica la parità? Perché non hanno chiamato in altro modo? Intanto Giulia è attaccata da gatti. Beh, l'autrice del saggio che ha in mano dice che in realtà si sarebbe potuta chiamare battaglia per la parità dei sessi, battaglia per la parità, per l'uguaglianza a livello generale. Chiamarlo femminismo è dare il motivo, cioè mettere il focus su quello che è realmente l'interesse, il punto focale della storia è la parità di genere. Quindi secondo me si è già toccato un punto che è fondamentale, cioè il fatto che molte persone non riescono a vedere come il femminismo non sia un vogliamo più diritti, ma sia un vogliamo pari diritti. Infatti una delle cose che veniva spesso citata nel famoso post è il e vabbè, gli uomini allora. Esatto. Sì, questa forza. Beh, poi c'è da dire nel saggio che citavi, dovremmo essere tutti femministi, ovviamente lì emerge tantissimo la quarta ondata di femminismo, che sarebbe il femminismo intersezionale, cioè l'autrice non solo è una donna, ma è una donna nera, quindi lei vive su se stessa una serie di discriminazioni una dopo l'altra, e il fatto che si chiami ancora femminismo e non si chiami più, diciamo, parità fra i generi più che fra i sessi, e è dovuto più che altro al cercare di continuare quelle lotte che sono iniziate con la prima ondata. Cioè la prima ondata femminista ci ha portato, era per il diritto di voto, era per un diritto che le donne non avevano e gli uomini sì, e adesso continua per quella parità. Cioè continua perché? Perché le donne continuano ad essere, nonostante siano il 50% della popolazione mondiale, ad essere il 50% della popolazione mondiale discriminata. Ma si mette in mezzo anche il fatto che a causa di queste discriminazioni vengono discriminati anche gli uomini, che comunque non è una cosa indifferente, è una cosa su cui molto spesso viene calcato in senso negativo, no? Ah, siete femministi, quindi odiate gli uomini. No. Esatto. Cioè, infatti mi piace come l'autrice si definisce femminista felice africana che non odia gli uomini e che ama mettere il rossetto e i tacchi alti per sé e non per gli uomini. Quindi esatto, perché è pieno di pregiudizi, purtroppo ci sono tanti tanti pregiudizi sull'essere femministi oggi, molti appunto pensano che sia proprio una cosa negativa,
Penso che, appunto, molti come insulto danno della femminista a uomini, donne, eccetera, senza magari comprenderne veramente il significato. Intanto benvenuto a Parelion, grazie per il follow. Come ad esempio, ovviamente il femminismo, proprio perché intersezionale, veramente prende qualsiasi aspetto, e quello che c'è alla base è il concetto di autodeterminazione. Cioè, io non faccio quello che faccio perché così faccio felici gli uomini, così faccio felici le altre persone o le famose ancelle del patriarcato di cui noi abbiamo già parlato in passato, ma lo faccio perché per me, così come quando uno dice le femministe, faccio uno degli esempi più usati al mondo è le femministe non si depilano. Allora, a parte che non è vero o non è detto, e poi se non si depilano è semplicemente perché sanno qual è, diciamo, la matrice storica che sottostà la depilazione femminile. Quindi puoi essere una donna femminista che si depila comunque, e come puoi essere una donna che non lo fa, e in entrambi i casi basta che sai per quale motivo, cioè se lo fai o non lo fai, per quale motivo. Ed è quella il punto centrale, cioè l'autodeterminazione, sono io che decido cosa fare di me stessa, del mio corpo, e non qualcuno intorno a me. Quella è un po' l'origine negli anni 60-70, quando proprio riprendendosi il proprio corpo, le donne sono andate dalla parte esattamente opposta rispetto a quella in cui stavano fino a quel momento. Quindi lo stereotipo della donna femminista che non si depila o che non si cura o che non si... arriva ovviamente da lì, come tutti gli stereotipi, un'origine da qualche parte ce l'ha. Poi ovviamente, come tutti i discorsi estremizzati, ha poco senso. Benvenuta a Quelbia 94. Scusami Giulia se ti ho interrotto. No, stavo per dire che, nel senso che se fosse poi così estremizzato, nel senso, noi non dovremmo essere qui perché vedo che tu hai lo smalto, io ho gli orecchini, esatto. Mio Dio. Di cosa stiamo parlando? Diciamo che forse uno dei problemi principali è il fatto che l'essere umano in sé non riesce a pensare, diciamo, in termini liberi, ha bisogno di pensare per categorie che poi finiscono per discriminare altre categorie sempre, solo che sono delle, appunto, categorie ormai abbastanza datate che già di per sé non avrebbero più dovuto esistere da un bel pezzo, per non dire già dal principio. Esatto, poi come appunto ha detto, accetto prima Giulia, sulla parità, le donne sono il 50% della popolazione, se non addirittura il 52%, 53% mi pare, eppure in ruoli, in posizioni di potere troviamo quasi sempre esclusivamente uomini. Se un uomo e una donna fanno lo stesso lavoro, l'uomo prenderà magari uno stipendio maggiore, quasi sempre. Perché? Io vi tiro un po' il sasso, voglio provocarvi un po'. Allora, dico sì, cioè... non solo, cioè io aggiungo un'altra cosa a questo, cioè non solo gli uomini prendono uno stipendio maggiore, il famoso gap salariale, il gender pay gap, ma le donne fanno quello che viene definito lavoro di cura anche, quindi si prendono cura della casa, dei figli, delle persone eventuali cari, malati, anziani, perché è un ruolo da donne e non vengono pagate per questo. Cioè vengono tolte loro ore lavorative, molto spesso le donne fanno dei part time per poter avere tempo di fare anche il resto, ed è un resto che non viene retribuito. Quindi non solo c'è un gap a livello di quanto mi paga l'azienda, ma c'è anche un gap a livello di quanto io effettivamente lavoro, perché capita spesso che la donna finisce alle 18, dico orari a caso, sì, e torna a casa e sistema la casa, fa la spesa, cucina o altro. E l'altra cosa è, ad esempio, il risvolto della medaglia è che quando lo fa un uomo, non è un uomo che partecipa al lavoro di casa, è un uomo che, quanto sei fortunata, hai trovato un uomo che ti aiuta in casa, no, cioè ci abita, lo deve fare, non è che ci sono alternative, perché non è che tu sporchi e io pulisco. Diciamo che alcune volte rientrano in questo discorso anche un paio di stereotipi insiti anche all'interno delle donne, perché ad esempio ricordo una conversazione tra dei miei parenti un po' alla lontana, per cui parlavano tra di loro queste due donne anche attempate, avevano entrambe 60 anni, del fatto che i loro figli avessero lasciato casa e si lamentassero del fatto che non potessero andare a pulire e che sapevano che in quanto uomini allora non avrebbero pulito abbastanza la casa, mentre loro in quanto donne avrebbero fatto un lavoro sicuramente migliore e quindi dovevano per forza andarsi a sposare. Cioè,
sono proprio degli stereotipi che nel tempo cominciano a consolidarsi dentro, sia negli uomini che nelle donne, e sono appunto quelli che dovremmo cercare un po' di sfatare in tutto questo. Vengono proprio perpetrati e portati avanti in famiglia dalle madri in primis, che vanno dal bambino e dicono: no, tu stai pure qui, che la tua sorellina mi aiuta ad apparecchiare, perché questo è quello che fanno le femminucce, questo è quello che fanno i maschietti. E con la distinzione proprio anche dei giochi, quindi queste cose poi le persone se le portano avanti, nel senso che se poi trovano una compagna che anche lei è stata educata in questo modo, andranno avanti così anche nella generazione successiva. Qualcuno ogni tanto riesce a mettere uno stop, e nel momento in cui si stacca dalla casa di famiglia scopre che, oddio, fare le lavatrici non è una cosa che fa diventare automaticamente donne, e tutto il resto, insomma. Per esempio, stavo leggendo in chat che diceva l'uomo, scusate, no, ho sbagliato. Eccolo, Elena, che diceva che pensava alla categoria degli psicologi, quasi tutte donne, ma comunque i politici dall'alto gestiti quasi solo da maschi. E questo è effettivamente un problema all'interno dei vari ordini, nel senso che sono pochissimi i ruoli negli ordini, sia a livello statale sia a livello regionali, in cui c'è una rappresentanza particolarmente femminile a livello politico, ma anche, ad esempio, per rimanere sugli stereotipi dei ruoli, pensando a le donne che stanno in cucina, eppure gli chef sono uomini. Cioè, ci sono tanti di questi esempi. Da bambine ci regalano la cucina e ai maschi e le auto elettriche, eppure poi dopo chi lavorerà in cucina tendenzialmente sono gli uomini, perché la maggior parte delle donne che fa lavoro, diciamo, in cucina sono le mense scolastiche, le cooperative, sono dei settori in cui non c'è in realtà una possibilità di accrescimento, di salita di livello a livello lavorativo, di avanzamento di carriera. Sono in realtà un sacco di commenti interessanti, quindi non so se... Sì, è vero, state dando il meglio di voi. Tanto, tra l'altro, benvenuto Pansarda, anche Joypads. Perdonami. Dirò una cosa che ti farà alterare, Giulia. Sono stato qualche settimana fa in un negozio di giocattoli, sei di quelli proprio enormi, con anche il piano interrato, con gli scaffali che arrivano fino al tetto, di giochi da tavolo, peluche, cose del genere. A un certo punto entro in questo anfratto, proprio un angolino abbastanza buio, in cui c'erano tutti i giochini per femminucce e maschietti. In che senso? Nel senso che c'era proprio l'angolo donna con il giocattolo della Vileda, con il mocio e il secchio, e il giocattolo del maschietto con tanto di figura di lui, con il caschetto da muratore e il martello. Già da qui, cioè, anche i grandi marchi praticamente continuano a promuovere questi stereotipi. È una cosa che veramente continua anche, anche se su questo dei cambiamenti stanno avvenendo, nel senso che ci sono alcune aziende di giocattoli, purtroppo poche, che iniziano a fare la cucina per tutti, diciamo. Il problema qual è? Che non è unisex, ad esempio. Cioè, c'è la cucina rosa, che è la scatola per le bambine, e la cucina identica azzurra, che è la scatola per i bambini. Quindi comunque si continua a perpetrare uno stereotipo secondo cui un gioco non è unisex, anche se è lo stesso identico gioco. Però sì, dei passi avanti in questo fortunatamente si stanno facendo. La problematica è sempre che sono passi talmente tanto piccoli, che comunque devono arrivare a un livello culturale, che non basta creare il gioco per far sì che i bambini di oggi, tra 20 anni, saranno adulti senza stereotipi di genere sulle loro spalle, ma serviranno ovviamente molti altri anni. Volevo rispondere solo a un commento che ho letto, che dicevano se il corrispettivo maschile di Ancella del Patriarcato fosse il termine simp, perché a quanto ho capito nel post è stato utilizzato. È abbastanza simile come concetto, in realtà. Non è esattamente la stessa cosa, semplicemente perché non si basa su, diciamo, l'affrontare delle tematiche di genere. Cioè, il simp, l'uomo simp, non lo fa per sradicare i concetti maschilisti, mentre l'ancella del patriarcato lo fa per continuare a rimarcare invece quei ruoli maschilisti inconsapevolmente. Quindi, diciamo, vengono visualizzati nello stesso modo, sono molto simili, ma in realtà le radici culturali sono un po' diverse. A me piace il commento di Carolag88, tanto ciao Carolag,
C'è anche da sottolineare che le donne hanno avuto la loro emancipazione e sebbene subiscono ancora discriminazione hanno la possibilità di scegliere più ruoli, mentre gli uomini non hanno avuto questa possibilità e sono in difficoltà perché a livello culturale hanno poca alternativa. Cioè, mi piace questo commento perché considera anche il lato, tra virgolette, dell'uomo, no? Perché il macismo è anche questo una cosa negativa, perché gli uomini, per esempio, sono, a differenza delle donne, meno portati a provare e... diciamo, elicitare delle emozioni forti come il pianto, come la tristezza, eccetera. E questo è legato sempre. È il motivo per cui il femminismo si dice che cioè, serva a tutti, in particolare anche agli uomini, nel senso se ci stacchiamo da questi ruoli che piangere per le femmine e essere forti per i maschi, allora a quel punto si dà la possibilità sia di provare delle emozioni, sia di esprimerle, e ci stacchiamo un po' da questa mascolinità tossica che non è utile per nessuno. Il tasso di suicidi è più alto negli uomini che nelle donne. Ma non solo a livello di emozioni, ma anche proprio a livello comportamentale. Cioè, porto ad esempio una cosa che mi era successa durante le superiori, cioè il fatto che ancora non avevo ben esplorato la mia sessualità e quindi chiedevo consigli a delle mie compagne di classe su come poter fare a che ne so, conquistare una ragazza che mi piaceva. E praticamente hanno cominciato a dirmi che dovevo comportarmi più da uomo, che dovevo camminare con un passo che mostrasse più superiorità rispetto agli altri maschi, che dovevo parlare con un tono di voce più profondo, e questa e quella, cioè tutta una serie di cose che praticamente non è un cerca di migliorare te come persona e di star meglio con te stesso, ma un devi cambiare per gli altri. E capite quindi che a un certo punto sono sempre cose che fanno star male e che si riflettono, che derivano sempre dal concetto di maschilismo tossico alla fin fine. Sì, anche comunque c'è da tenere presente, sempre riferendomi al commento di Carolag, che diciamo l'emancipazione è molto di facciata in realtà ancora al momento per le donne, e questo, cioè, questa problematica sul fatto che le donne hanno diciamo sulla carta la possibilità di scegliere diversi ruoli, ma poi nella pratica non avvenga, fa sì che la stessa cosa si rifletta anche sugli uomini. Perché? Perché una donna che non arriva a ruoli di potere, diciamo, però in realtà non è neanche detto, cioè semplicemente non so quante donne capocantiere conoscete, per esempio, quante donne muratore conoscete, cioè nel senso, anche proprio se cioè, non parliamo di politica o altro. Cioè il fatto di non vedere ruoli femminili in alcune categorie fa sì che la cosa accada anche per il corrispettivo maschile. Perché? Perché in realtà il maschilismo, come dicevo prima, ferisce entrambi i generi. Cioè il fatto di avere più diritti per le donne porta in automatico in realtà ad un riconoscimento maggiore di alcuni valori per gli uomini. Si parlava di suicidi, si parlava di emozioni, cioè il fatto che se io, cioè se un uomo piange ancora stigmatizzato, cioè questo è un problema. Se io conosco persone che non hanno pianto per dei lutti e si tengono dentro la sede perché un uomo non piange, cioè questo è un problema e non è... Non possiamo pensare che una cosa di questo tipo si risolva dicendo solo sì sì gli uomini possono piangere, perché è un problema culturale e il problema culturale si cambia cambiando i ruoli all'interno della società. Tanto sono arrivati due interventi interessanti Chiara che dice: ma non c'è sempre un desiderio di apparire come complici all'altro sesso per attenzioni maggiori? Che è stato nel un po caso dei simp. Esatto. Sì, solo che la differenza è che cioè proprio l'ancella del patriarcato culturalmente non è una donna che lo fa solo per avere attenzioni maggiori, ma perché effettivamente le conviene. Cioè ci sono alcune tipologie di donne, prendiamo ad esempio quelle che vogliono avere figli, vogliono una famiglia, quindi che sono l'esatto opposto, diciamo, dell'immaginario femminista, anche se ci sono femministe che vogliono questo, sempre per il concetto di autodeterminazione, che all'interno degli stereotipi di genere trovano una sorta di sicurezza e di tranquillità. Quindi poter ribadire il fatto che il patriarcato non esiste, che tanto abbiamo il diritto di voto, che le femministe sono cattive, fa sì che loro possano sentirsi tranquille nella loro bolla e continuare a vivere la loro vita senza farsi determinate domande.
E questo non accade invece dalla parte dei simp, che lo fanno solo ed esclusivamente per il livello di attenzione. Quindi io so che, diciamo, premendo determinati tasti come un computer, attivo determinate risposte, premo quei tasti specifici. Poi Plenoctis che ci dice: ma a livello strutturale, il dislivello fisico non è ciò che ha di fatto prodotto una società maschilista e che in ultima istanza impedisce un vero cambiamento, se non comunque stabilito dall'uomo? E quindi non è che questo cambiamento in realtà sia comunque portato avanti dall'uomo? In realtà a livello sociale la società maschilista per un dislivello fisico l'è diventata in tempi mediamente recenti. Cioè, nel senso che se pensiamo alla durata intera dell'umanità, non è che il valore della forza fosse l'unico valore che portava avanti la casa. A parte che era una società più matriarcale rispetto ad oggi, anche se quando si dice che la società greca era matriarcale, in realtà si va un po' in un errore, perché comunque era l'uomo che prendeva la maggior parte delle decisioni ugualmente. Però non era solo la forza fisica, perché pensiamo al Kaloskai Agathos greco, il bello, il bravo, l'eroe greco tipico, era forte e bello all'interno della guerra, ma si riferiva anche ai filosofi, si riferiva anche agli artisti, cioè si riferiva anche a quelle doti in realtà intellettuali e culturali. Quindi questa cosa della prestanza fisica è una cosa che è emersa in realtà, se non ricordo male, ma potrei dire anche delle sciocchezze su questo, nel tardo impero romano, primo medioevo. Quindi in tempi mediamente recenti, nel senso che c'è un sacco di cultura prima che spesso ci dimentichiamo. E diciamo che anche il fatto della forza fisica è la giustificazione che normalmente viene portata al perché non esistono donne, tante donne muratori, tante donne capocantiere, poi si pensa, che ne so, a atlete che fanno, ne so, lancio del peso alle Olimpiadi, e tutte queste argomentazioni crollano in un secondo, nel senso che magari biologicamente siamo fatti di muscoli, i muscoli si possono allenare, quindi anche la donna può essere muratore, può sollevare i chili di mattoni. Che poi anche in quel caso in realtà ci sono alcuni uomini che cominciano a fare dei commenti che secondo me sono aberranti, come mi è capitato di vedere tempo fa su Facebook, in cui c'è stato questo scambio tra questi due tizi che dicevano che le donne che fanno bodybuilding non sono vere donne, e quindi loro li trattano da uomini, nel senso proprio che si riferiscono a loro al maschile. Cioè, in ogni caso c'è sempre qualcosa che non va, quindi non è che è semplicemente il problema della prestanza fisica, è proprio un concetto di stereotipi che partono già a priori. Intanto Budicca ci consiglia un libro sulla mascolinità tossica e sugli effetti del patriarcato sul genere maschile, cioè Perché il femminismo serve anche agli uomini, di Lorenzo Gasparrini. Sempre di Lorenzo Gasparrini, che io adoro, e consiglio anche Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni, che è il libro subito precedente, che è del 2016, ed è bellissimo. Cioè, quindi se io ho scoperto Lorenzo Gasparrini grazie a quel libro, e io lo adoro. Allora, per stare in tema, sempre suo, c'è una marchetta, no? Però non sono sessista, ma... che diciamo si concentra sul linguaggio essenzialmente, un po' quello che dicevamo prima, no? Gli stereotipi che partono dai detti popolari, i modi di dire e il modo in cui ogni modo di dire, comunque il nostro linguaggio contemporaneo si è intriso fortemente di sessismo, e quindi senza neanche rendercene conto, utilizzando determinati termini, utilizzando determinati modi di dire, non facciamo altro che perpetrare questa cosa. Okay. Infatti io ho apprezzato quando, per esempio, l'Ordine degli Psicologi ha inserito l'asterisco nelle comunicazioni recenti che ci ha inviato. Non il CNOP, solo alcuni ordini regionali. Alcuni ordini regionali, Lombardia, sì. Veneto, se non sbaglio, è diventato ordine degli psicologi e delle psicologhe.
in Lazio ancora non è ancora degli psicologi. In università ancora c'è soltanto la scritta uomo-donna, non c'è nemmeno l'altro, oppure non specificato, o non voglio specificare, quindi dipende molto dalle regioni. Scusate, perché io sto vedendo i commenti e Budica sta consigliando tutti i libri che io amo e adoro. Potere alle parole femminili singolari, questi non li conosco. Sì, Bragheno è una sociolinguista che si occupa proprio di questo da qualche anno e anche lei veramente merita tantissimo. Già che ci siamo, aggiungo così sul tema dei femminismi in generale, Parità in pillole di Irene Fakeris, che merita, anche Creiamo cultura, ma quella è sulla comunicazione, quindi magari è un'altra cosa, però... Altro libro super consigliato. Parità in pillole soprattutto perché è molto semplice, cioè è proprio un libro che tocca temi del femminismo a 360 gradi e in un linguaggio che è comprensibile a tutti, quindi è super consigliato. E se non si vuole leggere Parità in pillole, anche la serie di video su YouTube, cioè parte dai video su YouTube, quindi super chiari, brevi. Beh, io ciao, no, Irene, so che ci segui. Ti prego, seguici. Esatto, poi come alla fine, perché parliamo di queste cose? Perché in un post che adesso vado a prendere del 20 gennaio o giù di lì si è creata una discussione proprio perché avevamo messo un post che spiegava che il 46% dei videogiocatori erano donne di sesso femminile e il 21% delle giocatrici che giocava online subiva molestie durante o finita la partita, anche dopo cioè finita la partita di gioco, tornata alla classica vita, alla quotidianità, subiva e riceveva molestie magari da giocatori che aveva conosciuto appunto in game. Appunto, Simone, vuoi parlarci di queste molestie, che ruolo possono avere anche dal punto di vista appunto criminologico? Sì. Allora, diciamo che proprio in quel post una delle domande che spesso si ponevano era: cosa c'entra il sex offending con i videogame? Come possono delle molestie arrivare a un videogiocatore di cui non sai il sesso, un videogiocatore che magari ha soltanto la chat in gioco, in cui non puoi linkare, in cui non puoi inviare delle immagini? Ora, il punto non è che non puoi mettere delle immagini e quindi automaticamente non sarai sottoposto a sex offending, non sarai sottoposto a porn revenge, non sarai sottoposto a qualsiasi tipo di harassment. Il punto è che una donna che si ritrova in un gioco online, a parte tutte le questioni di genere del tipo giocano peggio, che non è vero, non è assolutamente vero, non sono cose che esistono veramente, a parte queste appunto questioni, anche qua è tutto legato al pregiudizio, esatto, del gioco com'è. A parte queste questioni, il punto qual è? Che una donna che si espone in un videogioco si espone come persona, quindi quando quel nickname viene preso e viene cercato sui vari social, spunta immediatamente la foto della ragazza, spunta immediatamente il suo profilo, puoi accedere praticamente subito alla sua vita privata tramite i social e tramite le varie applicazioni. Quindi non è che i videogiochi sono esenti da fenomeni del sex offending, da fenomeni comunque di molestie sessuali. Sono anzi una delle vie che può portare a quel tipo di fenomeni, perché molte volte ci sono dei giocatori che magari si sentono, sono vittime diciamo di un senso di inferiorità per come giocano rispetto a quella donna, e che anziché insultarla nel gioco vanno direttamente a utilizzare questi mezzi per cercarla, quindi rientrano anche nell'ambito del cyberstalking, quindi fanno stalking, scoprono qualcosa su di lei e lo utilizzano contro di lei per farla sentire peggio, per essere riuscita a giocare meglio di loro. Quindi è proprio il punto che mancava in quella chat, è la lungimiranza, cioè il fatto che siccome non c'è un link diretto tra il videogioco e il sex offending, allora non esiste. No,
anche se il link non è propriamente diretto, esiste comunque una connessione tra queste due cose. E lo è un esempio di questo l'ho descritto anche nell'articolo che ho fatto uscire, se non sbaglio, a luglio, cioè nella mente del sex offender, in cui parlavo appunto dei sex offender e di come loro agissero. In che senso, quindi, l'ho descritto lì? Nel senso che, ho fatto alcune ricerche e ho visto che alcune donne che erano nel mondo dell'e-sport, nella fattispecie nella parte di programmatori, di sviluppatori, avevano subito degli atti di sex offending sul luogo di lavoro e da colleghi di lavoro, o comunque da persone vicine all'ambito del gaming. Questo perché? Perché erano vicine a quell'ambito. Queste persone avevano scoperto che erano donne e quindi hanno cominciato a provarci senza aspettare un consenso da parte dell'altra, perché il punto fondamentale anche che molte volte non viene percepito è che è il consenso il punto, cioè tu puoi provarci con una persona, ok, ma devi smetterla una volta che quella persona ti ha detto di no. Devi smetterla se il tuo modo di provarci è troppo diretto. È assurdo che una persona entri in una chat e si ritrova direttamente una foto porno oppure un commento abbastanza poco carino, diciamo, mettiamola così. Esatto, come leggo nella chat. Nella chat, ma sì, ti ho fatto un complimento. No, non è un complimento. È la stessa cosa, esatto, del passeggiare per strada e sentirsi fischiare dietro o sentirsi fare determinati tipi di apprezzamento. Non è che perché accade su internet allora significa che quella cosa rimane su internet e basta. No, internet è semplicemente un'espansione del mondo analogico. Quindi il digitale non è una cosa che resta lì, è un'entità astratta che non ha delle radici nel mondo reale. Quando tu vai a fare qualcosa contro una persona, contro qualcuno su internet, la vai a fare contro una persona che poi porterà quello che gli è successo nel suo mondo di tutti i giorni. Quindi se tu vai a fare catcalling in una chat, quella persona non penserà, ah vabbè è una chat, chi se ne frega, quella persona continuerà a mettere a paragone quello che gli è successo con quello che gli succede per strada, con quello che gli succede al lavoro, e quindi le cose si accumulano. Cioè, ovviamente una persona che poi si ritrova a vedersi chiamare in un certo modo in vari ambiti e che magari voleva semplicemente rilassarsi un attimo al computer e invece il computer diventa allo stesso modo una fonte di stress, una fonte per far entrare queste persone all'interno comunque di un ambito abbastanza sensibile, ovviamente poi subisce un bel po' di... subisce un bel po' di pressioni da parte della società e soprattutto comincia a sentirsi male, comincia a star male, comincia magari a non frequentare più luoghi di lavoro, comincia a non a loggare più all'interno di determinati giochi perché vorrei evitare. In quell'articolo, ad esempio, ho fatto presente il caso di questa ragazza che appunto faceva la sviluppatrice, è andata ad una festa aziendale. Uno degli shoutcaster della Riot l'ha notata, perché appunto faceva lo shoutcaster per la Riot, lei era una sviluppatrice per la Riot, si è avvicinato e ha cominciato a cercare di toccarla, ha cominciato a cercare di portarla a letto. La ragazza si è opposta, subito l'uomo ha cominciato a fare pressioni lavorative, nel senso che se la incontrava cominciava a cercare di metterla ad angolo, su Facebook l'ha aggiunta e cominciava a mandargli messaggi che la mettessero comunque nella stessa situazione, come ad esempio, vabbè, ma il fidanzamento vale anche ad alcuni stati di distanza? Io, cioè, Inori ha scritto un commento riguardo a quello che hai detto, che appunto solitamente anche in live si sentono di avere la libertà di provarci, se non ci stai ti fanno credere che sei tu il problema e non loro. Esatto, sono comunque delle cose che si accumulano, quindi non è che perché accade in un gioco allora significa che non accade nella vita reale, o comunque non è che se giochi ad un gioco allora non ha alcuna connessione con quello che può accadere nelle altre parti, anzi, il gioco è semplicemente una piattaforma da cui si può accedere anche da quella parte alla vita privata di una persona. Poi c'è stato uno scambio di commenti mentre parlavi, molto molto interessanti. Sì, ho visto che la chat continuava a scorrere senza un freno. Infatti ogni tanto mi perdevo per cercare di leggere alcuni stralci. C'è Plenoctis che chiede se c'è qualche conquista femminista che invece consideriamo in realtà a favore del maschilismo. Beh, il fatto che anche gli uomini possono piangere, ad esempio.
No, però andando avanti, perché io poi ho risposto sulla comunicazione sbagliata, cioè nel senso che secondo me ad esempio possono esserci conquiste femministe che non vanno a favore del maschilismo ma che vengono comunicate in modo sbagliato. E vengono chiesti esempi. Cioè, per esempio, il mio esempio preferito su questo sono le quote rosa. Cioè, le quote rosa vanno a favore delle donne, perché non c'è una rappresentanza delle donne, le donne non riescono ad accedere a dei ruoli di lavoro o comunque a dei ruoli apicali. E spesso viene detto che va contro le donne questa cosa, perché non si fa per il merito, ma solo perché sono donne. E, diciamo, la mia risposta generica in questa cosa è che mi sembra strano che sempre nel 50% della popolazione non ci siano delle donne in grado di fare determinate cose, cioè anche che fosse una sola ci dovrà essere. E poi la seconda cosa che è successa quando c'è stata le elezioni del governo, solo 8 donne su 25 ministri e tutto quanto, e mi sono detto, vabbè, ma forse le donne non si meritavano, insomma, non erano abbastanza competenti. Sì, perché gli uomini ci hanno portato in questa situazione. Cioè, nel senso, il paragone in realtà poi dopo non regge. Eppure si continua a dire che queste cose in realtà favoriscano i pensieri maschilisti. Perché? Perché continuano a dimostrare come le donne hanno bisogno di politiche che permettano loro di accedere a determinati ruoli. Quindi le quote rosa, che di per sé sono una cosa molto femminista, molto corretta, perché prima o poi arriveremo alla parità culturale, ma fino a che non ci arriviamo servono delle norme che ci permettano di camminare verso quella direzione, in realtà, per come sono sempre state narrate, cioè non nell'ultimo mese, ma sempre, vanno molto più a favore del pensiero maschilista, perché sembrano andare contro in realtà le capacità e gli studi proprio che le donne fanno. Poi in realtà parlavano anche di liberazione sessuale, anche questa è una cosa fighissima. Per esempio, io non sono un'esperta di Twitch, a livello, diciamo, di linguaggio, perché ho avuto delle informazioni da Simone su quanto posso triggerarmi in generale, ma a livello di linguaggio quanto si può essere espliciti? Basta che non si bestemmi, non... Ok, non bestemmio, quindi va bene. Cioè, mi viene in mente la liberazione sessuale, ma c'è veramente stata? Nel senso, a me non sembra che se una donna si fa tanti uomini sia così libera sessualmente. Non mi sembra che ci siano donne che dicono sì sì, io mi masturbo tranquillamente davanti ad altre persone quanto lo fanno gli uomini. Donne che vedono i porno e lo dicono tanto quanto lo fanno gli uomini. O d'altra parte, non per forza che tutte le donne lo fanno e non lo dicono, ma anche il fatto di non sentirsi libere di provare a fare determinate cose, perché altrimenti ti senti di essere una persona sbagliata. Cioè, che c'è qualcosa che non va. Se sei una donna a cui piacciono i porno, c'è qualcosa che non va. E così via con tutto il resto. E secondo me questo, cioè, per certi versi è un limite, cioè qualcosa su cui comunque bisognerebbe anche capire. Poi, cioè, il porno è una cosa a parte, perché poi c'è un sacco di aspetti di maschismo all'interno, cioè nel senso, lì uno apre un altro mondo. Cioè, ci sono moltissime femministe che seguo assolutamente, che dicono giustamente, no, io non li guardo perché non c'è nulla fatto su misura per me, perché è tutto in ottica maschile, per esempio. Questa grande liberazione sessuale continua a essere comunque in ottica maschile. Due donne lesbiche, non sono due donne lesbiche, sono donne lesbiche che comunque o non hanno ancora trovato l'uomo giusto, oppure devono voler fare una cosa a tre con un uomo, perché non è vero, non è detto. Cioè, nel senso, in realtà, tanti passi avanti fatti dal femminismo continuano ad essere strumento del maschilismo per delle comunicazioni sbagliate. Ed è questo, cioè nel senso, è la comunicazione poi la base di diverse divisioni. E come dice giustamente Quelbia, il tema del porno è un argomento veramente troppo troppo grande poi in realtà per poterlo affrontare così. Cioè una cosa veramente, cioè è l'autodeterminazione, di tutto. Non voglio aprire il vaso di Pandora. Mi permetto di dire una cosa, sempre collegandomi al discorso, a quest'ultimo discorso: finché esiste lo slut shaming, di liberazione sessuale difficilmente si può arrivare a parlare. Il fatto di stigmatizzare una donna perché mette in atto gli stessi comportamenti che dalla parte maschile sono visti come wow, tombeur de femme, che gran uomo,
non si andrà da nessuna parte. C'era un bell'esempio, adesso non ricordo onestamente più in che libro, sì, in realtà sì, dopo lo faccio vedere il titolo, lo recupero. Si diceva, per esempio, nel mondo dei costruiti... Aspetta, qualcuno è crashato? Chi è crashato? No, più che altro è Gizzi che ogni tanto toglie la cam mia e di Giulia, non so perché. Sì, quando improvvisamente provo a ricaricare la pagina. Eccomi, io ci sono. Vedo Erika. Mi senti anche? Sì. Ok. Non vedo Giulia e Simone, Neanch'io. che tra l'altro si sono invertiti. Oddio. Prova, prova. Ok, vedo Simone, non vedo Ok. Giulia, manca solo lei. Io dovrei essere tornata ed ero muta. Oddio, sì, però non ti vediamo. Ok, perché ho la connessione un po' instabile in realtà, Sì, è quindi vero, non vedo so che per la quale motivo. A connessione passa. parte che io e Simone ci siamo Sì, spiacciati. vi ho appena scambiato, infatti. Beh, dai, come Giulia sto bene, in fondo. Dicevo, il Sono libro è diventate questo. vittime del patriarcato di Gizi. Perdonami, vai, Erika. Il libro è questo, Il web che odia le donne. E qui si parlava di, per esempio, il mondo dei cosplay, quando facevo vedere il paradosso in cui le donne che fanno cosplay di personaggi, per esempio, videoludici femminili, quindi con caratteristiche che sono state disegnate appositamente. Perché gli sviluppatori hanno pensato che l'immaginario del nerd medio fosse una donna fatta in un certo tipo, nel momento in cui una donna reale fa un cosplay di quel personaggio, è vittima di slut shaming. Quindi, questo sempre per ricollegarci al tema della liberazione sessuale, che più o meno. Sì. Diciamo che il problema lì è anche in alcuni tipi di comunicazione che vengono fatti, cioè il fatto che prendiamo questo discorso con le pinze perché ho paura Sì. di sembrare un po' poco delicato. Sostanzialmente alcune ragazze quando fanno questo tipo di cosplay tendono ad estremizzare alcuni punti, come ad esempio il mostrare molto il seno oppure lo scoprire molto, ma veramente molto i fianchi rispetto al cosplay originale. E questo in alcune persone sembrerebbe giustificare un dire che queste ragazze in realtà cercano soltanto l'approvazione e cercano soltanto di usare il proprio corpo come mezzo per piacere. Il punto principale è sta proprio qui, nel fatto che questi commenti si sentono giustificati perché magari quella ragazza vuole utilizzare il proprio corpo per piacere, soltanto che questa non è una giustificazione, è un commento becero. Cioè, puoi anche avere quell'opinione nella tua testa, falla restare lì. Il punto principale, secondo me, è quello. Il fatto che molte persone si sentono giustificate perché X ragione a dire una frase che in realtà può avere senso, ma nella loro mente, basta. Diciamo che cioè è un equilibrio molto delicato perché tra slut shaming e victim blaming, se l'è cercata, sono tutte cose molto interconnesse tra loro, che ci mettono un attimo a sfociare l'una nel campo dell'altra. Però sì, cioè, in linea di massima sono d'accordo. Cioè. Cioè, ad esempio, io in queste settimane ho fatto un esperimento su Instagram riguardo proprio il sex offending e ho fatto l'esempio di alcune conversazioni tra due utenti, tra un uomo e una donna, tra una donna e un uomo, tra due uomini e tra due donne. Assurdamente, nella maggior parte dei casi, ho visto come non venisse percepito come sex offending nei casi in cui venisse da una donna, nei casi in cui fosse tra persone dello stesso sesso e nei casi in cui la persona che il commento inadeguato fosse conseguente al postare una foto. Cioè, Io infatti su questo, se posso, vorrei anche utilizzare questa cosa che hai detto per rispondere a Plenoptis, che diceva se ci sono comportamenti proprio che in qualche modo vengono, cioè erano sbagliati nelle donne, cioè sono sbagliati negli uomini ed erano sbagliati anche nelle donne, ma non era mai stata notata questa cosa. In realtà, secondo me, avviene molto di più al contrario. Cioè,
Io ho visto nella mia tesi di laurea magistrale, dati un po' vecchi ormai perché era il 2017, in cui tramite degli scenari di molestie online fatti da adolescenti, si è visto, diciamo, quanto i ragazzi nelle scuole percepivano dei comportamenti come reati o non reati, e parliamo di stalking, cyberbullismo, identità fittizie, cioè di tutto, diffusione di materiale pedopornografico, c'era di tutto, c'era. In uno di questi casi l'autore di reato era una donna. Quello è stato il caso valutato meno grave fra tutti quanti, nonostante ci fosse diffamazione, creazione di un account fasullo e cyberstalking, nonostante, cioè, quindi tre reati, non uno, tre, il meno grave è stato reputato meno grave perché probabilmente si giustificava la donna. Quindi il problema non è tanto se l'atteggiamento è sbagliato ed è riconosciuto come tale, ma è proprio il fatto che, grazie anche al femminismo e al fatto che ci dice che lo stalking è sbagliato indipendentemente da chi lo fa, ci dice che le donne sono maggiormente vittime di stalking, sì, ci dice che le persone omosessuali sono maggiormente vittime, sì, ma ci dice anche che è sbagliato sempre e comunque, e che se tu sei uomo e sei vittima di stalking devi denunciare tanto quanto una donna, non ti devi vergognare, non ti devi sentire meno uomo solo perché sei vittima di un reato. Quindi è per questo che dico che secondo me la, diciamo, le cose che spostano dei fenomeni femministi verso il maschilismo sono per errori di comunicazione, perché in realtà, dato che si punta a una parità di genere, è proprio, diciamo, impossibile che in qualche modo vadano a ledere qualcuno. Sì, sì, sono d'accordo, ma poi Simone ha parlato dei cosplay, ci sono anche un sacco di streamer che magari mostrano un po' più di pelle, un po' più di carne, e vengono magari assalite sui social perché ma loro non sanno giocare, sono lì solo perché mostrano le tette, mostrano il culo, e quindi generano odio da parte della popolazione maschile. Ma tra l'altro... Tanto grazie per l'abbonamento. Tra l'altro quei commenti sono anche vittima un po' di ignoranza, tra virgolette, perché comunque Twitch non permette il mostrare anche semplicemente metà capezzolo, per dire, quindi non possono letteralmente mostrare i seni, non possono letteralmente mostrare il lato B, non possono mostrare assolutamente nulla, così come non può farlo un uomo, quindi anzi Twitch è molto per la parità di genere su questo punto di vista. Diciamo che questo discorso c'è sempre stato e in qualunque contesto lo si può notare, cioè tipo, a chi l'ha data per essere lì, dov'è, o cosa ha fatto per aver raggiunto quella posizione di potere in qualunque contesto, che sia un'azienda, che sia la politica, che sia soprattutto il mondo dello spettacolo. Quindi è molto pervasivo in questo senso. Sì, ma è un punto di vista che perde un po' il focus della questione. Quindi, cioè, si va sempre a cercare di demonizzare un po' la donna, però se la donna si è comportata in quel modo è perché sapeva evidentemente che poteva, tra virgolette, vendere a qualcuno. Quindi la colpa è della donna che ha, tra virgolette, approfittato della cosa, oppure è dell'uomo che dà il là per approfittarsi di lui. Esatto, infatti Elena ci dice: quello che emerge ancora è che se una donna fa la velina subito ci si allarma sul chiederci ma lo fa perché è costretta? Non ha niente di competenze da dare? Come all'epoca, io mi ricordo che quando ero piccolo i maschi volevano diventare calciatori e le femmine veline. C'è stata questa... Sì, come, poi fra l'altro, cioè, anche il concetto di non ha competenze da dare, no? Come dice giustamente Elena, discriminazione in entrambe le parti. Certo. Ma per quale motivo io non posso voler fare la velina perché sì? E anche lì, poi ovviamente... Anche per questo è importante ribadire il concetto di autodeterminazione. È come, adesso faccio un altro discorso che potrebbe aprire il mondo, scusate, però è come quando una persona dice mi metto a dieta. Per quale motivo metto a dieta? Perché c'è una cultura che ci insegna che essere magri è essere belli, essere affascinanti, e essere in salute, quando ci sono tanti studi che dicono che non è vero, fra l'altro. E, quindi per una cultura che ci insegna che magro è meglio. Conosco questa cultura, lo so, voglio comunque mettermi a dieta. Riconosco l'impatto che la cultura della dieta ha su di me, posso lavorarci, ma comunque ciò non toglie che se io personalmente penso di dover essere più magra, posso mettermi a dieta.
Cioè, l'importante è sapere per quale motivo. Voglio fare la velina per piacere agli altri o voglio fare la velina perché mi piace ballare? Esatto. E a quel punto diventa anche inutile andare a sindacare sul perché una persona dovrebbe... Cioè io non mi vado a chiedere perché le professoresse dell'eredità fanno le ballerine lì. Cioè, quella è una scelta loro. Possono essere state costrette o possono fare una determinazione. È loro, perché io posso solo immaginarlo. Loro sono quelle che lo sanno. Quindi, cioè, proprio dovremmo anche smettere di farci domande su delle cose di cui tendenzialmente non ci dovrebbe neanche interessare. Cioè, perché ho fatto psicologia? Ma sono fatti miei perché ho fatto psicologia. Cioè, 8-bit superhero scrive: inoltre va considerato che in un contesto maschilista come il nostro va contestualizzato il comportamento di una donna che sceglie di esibire il corpo anche in modo poco consapevole. Se espone a rischio, è anche vero che permette di muoversi in questo modo secondo i ruoli che sono permessi. E sempre legato un po' al mostrarsi, al mostrare in un ambiente appunto che è stereotipato e pieno di stereotipi. Sì, mi viene in mente, tornando sul tema di Twitch e delle streamer ad esempio, che io non conosco i numeri, non sono come ormai chi segue anche 4Games sa, non sono una grande esperta di questo ambito, però se ci sono 10 streamer, 8 si mostrano in bikini, 2 no, quindi le 2 le teniamo fuori. Di quelle 8 noi non possiamo sapere intanto se tutte 8 lo fanno consapevolmente o meno, ma sicuramente se anche fossero 7 che lo fanno consapevolmente, il rischio che ci sia una che lo fa perché si sente in qualche modo forzata e oppressa dalla cultura intorno, ovviamente c'è. E qui torniamo al fatto che non possiamo risolvere il problema dicendo non fate le streamer in mutande e reggiseno, perché questa è oppressione. Cioè tu mi stai liberando, cioè stai impedendo la mia possibilità di autodeterminarmi. Però quello che si può fare è lavorare a livello culturale per dire ok, devi essere sicura di volerlo fare perché comunque ci sono dei rischi, perché quelle 7 streamer che lo fanno consapevolmente sanno che potrebbero arrivare loro valanghe di fango addosso perché si sono messe in mutande e reggiseno cioè su Twitch. Lo sanno benissimo e assumono il rischio. Ci potrebbe essere sempre quella persona che non lo sa, che lo fa con leggerezza e che non è pronta ad affrontare quello che ne deriva. Per questo che è un lavoro culturale, non deve essere un lavoro di oppressione. Esatto, un fenomeno, come dice appunto 8-bit superhero, che non deve essere un fenomeno appunto che non deve essere analizzato solo a livello individuale, ma a livello appunto sociale e collettivo. Nasce a livello sociale, deve cambiare a livello sociale poi. Infatti il punto è che secondo me molte volte sotto questi pregiudizi c'è anche una supposta superiorità morale da parte di alcune persone che si permettono di giudicare dall'alto dei loro valori qualcun altro. Perché molte volte, ad esempio, c'è stato tempo fa una discussione su League of Legends riguardo ad una streamer che era diventata famosa dopo aver pubblicato alcuni suoi video su Pornhub, se non sbaglio. In seguito a quei video, poi alcuni altri streamer di League of Legends l'hanno notata, hanno cominciato ad inserirla nelle loro squadre e lei ha cominciato a fare successo, ad avere sempre più visualizzazioni, ha chiuso l'account di Pornhub e ha cominciato a streamare soltanto su Twitch, giocando a League of Legends, senza mostrare nessuna parte. L'hanno tacciata di slut shaming sostanzialmente, le hanno fatto slut shaming perché appunto lei aveva iniziato in quel modo e quindi lei ha fatto quella cosa, lei è una prostituta, lei così, lei colà. Però effettivamente era bravina, cioè non è che semplicemente ha ripagato delle persone comunque in favori sessuali per far avere delle cose, ma se anche lo avesse fatto sono comunque fatti suoi. E una persona durante questa discussione su Reddit ha fatto un altro esempio, cioè il fatto che un altro streamer invece di League of Legends, maschio, non sapesse assolutamente giocare, proprio non giocasse a determinati livelli pur essendo palesemente a dei livelli molto inferiori a livello agonistico, però intanto veniva messo all'interno delle squadre, perché? Perché era simpatico, tutto lì. Sì. Cioè... perché notate simpatico come... magari era maschio, quindi nell'immaginario comune il giocatore deve essere maschio. Esatto. Quindi cioè, vedete che evidentemente non è soltanto un problema di maschio o femmina, è proprio un problema di
moralità sottintesa, tra virgolette, perché comunque in una certa occasione viene valutato il punto di vista morale e non quello delle competenze. Nell'altro invece viene totalmente ignorato quello delle competenze e viene invece messo in risalto quello morale. Perché? Perché lui non si è scoperto. Ma a te cosa cambia se quella persona si è scoperta o meno? Non cambia assolutamente nulla, anzi io darei più credito ad una persona che comunque, per quanto vabbè si sia scoperta, sono fatti suoi, alla fine sa fare quel determinato lavoro, piuttosto che una persona che magari ha una morale impeccabile, ma poi gli chiedi di fare qualcosa e non la sa fare. Poi sempre su questo tema della morale leggevo anche nei commenti sul fatto che Prenoctis diceva come si può giudicare se una cosa è giusta o sbagliata, e tra l'altro andando avanti diceva l'uomo che va con tante donne è percepito positivamente, dice perché però così è giusto e la donna al contrario no, però il problema non è che deve essere, cioè ciò che è giusto e ciò che è sbagliato molto spesso, anche se non ce ne accorgiamo, vengono dati ovviamente da un sistema di valori che è culturale, quindi è insito nella nostra cultura, cioè il concetto è che non ci dovrebbe essere giusto o sbagliato se fai una determinata azione oppure no, a meno che non ledi qualcun altro, quello poi arriviamo su un piano giuridico che è una cosa completamente diversa, però a livello di autodeterminazione non ci dovrebbe essere un concetto di giusto o sbagliato a livello morale. Cioè, io faccio ciò che mi fa stare bene, che non lede gli altri, quindi non vado a rubare, cioè, non voglio che poi passi il senso di non c'è giusto o sbagliato, quindi facciamo come vogliamo, no. Però finché io non faccio nulla che lede gli altri, ciò che mi autodetermina dovrebbe essere per forza di cose giusto, perché lo faccio per il mio benessere personale, cioè non è che se un uomo, cioè non è che è sbagliato che una donna vada con tanti uomini, e quindi non è che è sbagliato il contrario, ma è sbagliato che l'uomo va con tante donne, a parte che anche qui, cioè anche il fatto di dire la donna va con tanti uomini, l'uomo con tante donne, ci rendiamo conto che è un po' comunque sessista, vero? Cioè nel senso è un attimo omofobica come frase. E quindi omofoba, no omofobica, omofoba, scusate, inizio a essere tardi per me, come sempre. Quindi il concetto è che se io voglio andare con una persona o con 100, perché a Simone dovrebbe interessare? Cioè, esatto. Cioè se all'altro non lede, appunto, perché se a te fa stare bene, potrebbe, e a me non fa lederti nulla. Se ti attacco delle malattie sessualmente trasmissibili e non te lo dico, cioè nel senso, però quello è l'unico caso in cui ti dovrebbe interessare con quante persone vado. sì. Io non mi devo permettere comunque di giudicare un comportamento che fa stare bene una persona, magari fa stare bene di conseguenza altre persone. Perché tu magari stai con 5-6 uomini, tu sei felice perché nella tua sfera sei felice così, i 5-6 uomini sono felici perché anche loro provano benessere, a me cosa me ne deve fregare? Perché devo sentirmi in dovere di giudicare questo comportamento come negativo, a differenza di altri comportamenti? Riprendendo, non sono sessista, ma il discorso, il famoso modo di dire una chiave che apre tante porte o la serratura che si fa aprire solo da una chiave, no? Quella roba lì va avanti ad essere detta, e quindi voglio dire, sono cose, come diceva prima Simone, cioè come in realtà stiamo dicendo da un'ora e passa, è la cultura, okay? Sono cose che ben radicate a livello sociale, ben radicate a livello culturale, e ognuno di noi può fare dei passettini, però o ci muoviamo tutti insieme o non andiamo da nessuna parte. Tra l'altro io volevo, perché prima appunto di iniziare la live ho screenshottato alcuni commenti del famoso post, e ce n'è uno che appunto volevo portare un po' alla vostra attenzione. Prima di quello è arrivato un commento sempre sul discorso che stavamo facendo, così almeno andiamo esatto, a scrivere il discorso. Plenoctis ci scrive: su questo non sono d'accordo, il giusto e lo sbagliato non può essere culturale, in questo modo si legittima nei rapporti di forza vigenti. Ledere gli altri è una questione abbastanza complessa, se esistono studi immensi sociologici, antropologici, eccetera. Questo assolutamente, altrimenti diciamo probabilmente non saremmo qui a dover discutere di femminismo se non fosse una questione culturale complessa, però mi viene in mente
la pena di morte, ok? Che è un esempio che così togliamo proprio il concetto di diritti individuali. Però la pena di morte in alcuni stati è accettata, in altri no. In Italia, in cui non esiste la pena di morte, la maggior parte della popolazione vede la pena di morte come una cosa eccessiva, come una cosa sbagliata, come una cosa che non, di cui non ci dovrebbe essere bisogno di applicazione. Se si fa la stessa domanda in America, in cui la pena di morte in molti stati ancora è radicata, la risposta sarà ovviamente diversa. Quindi in realtà il giusto e lo sbagliato sono una questione culturale. Cioè noi cresciamo in dei contesti specifici che fanno sì che riteniamo alcune cose accettabili e altre no. Mi viene in mente ad esempio che ci sono moltissimi studi sulla violenza di genere nei paesi orientali, in particolare in India, in cui le donne non riescono a uscire dal ciclo della violenza non perché non riconoscono che, cioè scusate, non perché non vogliono uscire dal ciclo della violenza, ma perché non riconoscono l'abuso come un'azione violenta. Perché? Perché fa parte di ciò che è il matrimonio. Se io sono obbligata a sposarmi giovane, mia madre si è sposata giovane, mio padre picchiava mia madre e mio marito mi picchia, fa parte del matrimonio. Non è una cosa, diciamo, da cui io posso uscire. Perché? Perché il matrimonio è questo, culturalmente è questo. Poi che su determinate cose, come ad esempio la violenza di genere, ci siano delle campagne di formazione e sensibilizzazione che vanno a livello mondiale e che quindi si stia cercando di portare un'attenzione anche dove questa attenzione fino a pochi anni fa non c'era. L'aumento di denunce in India ad esempio c'è stato un picco negli ultimi 4-5 anni, e ovviamente questo fa sì che culturalmente le cose lentamente cambino, però il giusto o sbagliato rimane culturale, cioè fino a che non ci accorgiamo che 11 donne morte nei primi 52 giorni dell'anno, perché questo è il record di oggi in Italia di femminicidi, sono un problema, si continuerà a pensare che non è un problema culturale. 52 giorni dal primo gennaio, 11 donne uccise per femminicidio. Cioè, questo è un problema culturale, perché altrimenti non staremmo parlando di violenza di genere. Una al giorno, sì. Il punto su cui concentrarci è proprio il fatto che, per quanto siano delle cose culturali, non significa che non possano cambiare. Cioè, è questo il punto su cui ci si batte e su cui il femminismo ha ragione. Il fatto che fino adesso si è fatto così, ok, da domani si può anche fare in un altro modo. A noi lo status quo ci fa schifo. È così. Giulia, chiedono di aprire una rivista. No, non ho una rivista. Non ero neanche pronta in realtà a parlare così tanto stasera. E invece ti abbiamo triggerata. Mamma mia. Poi comunque, ritornando al discorso appunto dei commenti, c'è questa persona che dice che le donne, quando giocano, spesso ricevono equipaggiamenti, skin gratis da giocatori maschi. Vengono invitate ad attività di gioco avanzate solo in quanto donne, solo perché sono donne. Vengono perdonate più facilmente in caso di errori e moltissimi uomini si fingono donne online per avere privilegi. Ma in quanto donne siete automaticamente vittime. Qui c'è una doppia situazione, si cita, no? Si parla della donna in quanto vittima, quindi ehi, mi hanno molestato, ma se ti hanno molestato è perché, cioè, perché ti lamenti, quindi definire la donna come vittima. È la premessa che sì. In generale due torti non fanno una ragione, e questo, cioè, lo mettiamo lì e partiamo da quello per dire che, per fare tutto il resto dei discorsi. Adesso qua c'è da aprire altre parentesi sul questa cosa non va bene e però voi fate quest'altra cosa, cioè non è così che si affrontano i problemi, nel senso, c'è il problema delle molestie, sì, fine. Quindi il fatto che poi essere donna in game porti anche dei privilegi tra virgolette non giustifica il fatto di essere vittima di molestie. Io partirei da questa riflessione. Esatto. Sì, soprattutto è un commento molto, molto complesso, cioè nel senso veramente va spacchettato per capire i diversi livelli proprio di maschilismo un po' interiorizzato e, come dicevano anche, esatto, in chat,
il sessismo benevolo fatto, fatto, cioè, fatto parole proprio, è esattamente questo, cioè è l'espressione più chiara di quello che è il sessismo benevolo. Che poi è proprio un po' il discorso, le donne entrano gratis in discoteca, allora le donne sono privilegiate in questo senso, anche se hanno milioni di... cioè c'è un senso del perché appunto le donne entrano gratis in biblioteca. Cioè, le donne non entrano gratis in discoteca perché sono donne, le donne entrano gratis in discoteca per portare più uomini, cioè, quindi esatto. Ulteriormente per sessualizzarle. Esatto. Torniamo sempre lì. Cioè, in questi esempi le donne non sono mai un individuo, sono uno strumento, sono un oggetto, sono il mezzo per raggiungere un ulteriore fine. Esatto. E questa cosa fa anche un po' schifo. Cioè... Sì, il punto è che molte volte in questi casi gli uomini che tacciano le donne di approfittarsi di questa cosa sono gli stessi che non riescono a mettersi nei loro panni, perché poi ad esempio sono stati fatti un paio di esperimenti in cui venivano messi al centro di una folla di donne che continuava a toccargli il sedere, continuava a toccargli i pettorali e cominciava a fare apprezzamenti anche abbastanza pesanti. La sensazione di piacere di questi uomini è durata tipo 5 secondi, successivamente hanno cominciato a sentirsi veramente tanto a disagio. Perché? Perché non si erano messi al posto delle donne nella quotidianità. A quel punto invece hanno cominciato a capire che effettivamente forse, ma forse, giusto forse, un punto di verità c'era in tutto questo discorso. È molto strano, non accade quasi mai che non ci si metta nei panni della persona vittimizzata. Cioè, mi viene in mente perché oggi ho letto altre cose, questo è il Black History Month, un mese solo, e ha una beauty influencer di colore italiana, hanno inviato un fondotinta, un noto marchio di cui non farò il nome, e per carnagioni bianche. E lei ha aperto il pacco e prima ci è rimasta male, poi si è arrabbiata facendo vedere come effettivamente fosse diverso il colore che le avevano mandato rispetto a quello della sua pelle, e poi è scoppiata a piangere perché a un certo punto, cioè, ti rendi conto che tu non ci stai neanche provando. Tra l'altro ha anche fatto notare che era un marchio con cui aveva già collaborato in precedenza, che quindi già conosceva la tonalità che avrebbe dovuto inviare, eppure non l'hanno fatto. Perché? Perché non ti metti nei panni della persona discriminata, che è un po' terribile, cioè è la stessa cosa del vado fino a che non ti accorgi che una cosa succede, cioè fino a che non accade a te, non ti accorgi di un fenomeno. E come se adesso io cominciassi a mandare fondotinta di 4 tonalità più scure in giro per il mondo e poi, ah, ma non è il mio colore di fondotinta, ah, adesso magari se me lo metto mi dici anche che faccio blackface. Come ti senti? Cioè, c'è proprio questa difficoltà di mettersi proprio nei panni dell'altro e capire appunto anche che, cioè, proprio le emozioni e i sentimenti provati dalle altre persone. No, ma come diceva lei prima, mi ricordo un commento che era di una donna che diceva io gioco, ma a me queste cose non sono mai capitate, quindi non è vero che capitano. Della serie. Che poi anche questo, tanto per cominciare, esatto. Anche questo è rischioso, nel senso che dall'altra parte crei una serie di problematiche, ovvero a parte la minimizzazione delle vittime a cui è successo, crei anche una sorta di bias del tipo, vabbè, ma se allora è successo a tutte e a te no, il problema sei tu. Quindi qual è il problema per cui tu non sei stata sessualizzata? Cioè, se vengono tutte sessualizzate, perché tu no? E quindi a quel punto ritornano i concetti culturali del tipo non sei abbastanza bella, non sei abbastanza donna, non sei abbastanza questo, non sei abbastanza quell'altro. Cioè, sono veramente armi a doppio taglio da qualsiasi parte le si prendano. Oltre che il caso singolo non fa statistica, quindi il caso singolo dovrebbe anche stare muto. Esatto, anche perché proprio la statistica è del 21%, quindi per fortuna non è la totalità delle donne ad essere molestata sui videogiochi e online. Il 21% è una fetta ridotta, che è comunque enorme. No, e fra l'altro, sempre nel post, a un certo punto nei commenti qualcuno aveva pubblicato un grafico in cui faceva vedere che gli uomini vengono maggiormente molestati rispetto alle donne con i tipi di molestie che subiscono. Esatto, più verbali, proprio parolacce. Se si andava a fare il calcolo,
erano, fai conto, l'80% gli uomini, di molestie gli uomini e il 78% le donne. Che però, se tu mi dici che ci sono meno donne che uomini in proporzione a giocare, allora capisci che c'è un problema comunque. Esatto, e poi anche lì molti che dicono, ma l'insulto fa parte del gioco, si torna un po' al discorso del flaming come qualcosa che deve essere insito al gioco, quando magari una persona potrebbe subire un insulto in maniera totalmente negativa, tale da allontanarsi per sempre da una community, da un tipo di videogioco, proprio perché ha subito un insulto che, a detta di molti, deve essere parte dell'esperienza, quando no, non deve essere parte dell'esperienza l'essere insultati o subire qualcosa di negativo. Mi attaccherei a quest'ultima frase per aprire un'altra piccola parentesi riflessiva sulle molestie in generale. Dato che l'abbiamo citata prima, io oggi sto facendo la biblioteca praticamente, in Parità in pillole c'è un bellissimo grafichino che è proprio a prova di, in cui, nel capitolo sulle molestie in generale, il concetto qual è? Bisogna distinguere tra l'intenzionalità della molestia e del comportamento in generale e il come viene vissuto. Nella situazione in cui non c'è intenzione di molestare, ma la persona si sente molestata, quella rimane e si configura come una molestia. Il problema nostro, culturale, in generale, nasce, e il fatto che non sappiamo tollerare, non sappiamo parlare di molestie, è che non riusciamo a dare dignità a entrambe le parti. Non si riesce a dire, non si può fare un discorso, non intendevi molestarmi, allora tutto a posto, vai così. Quindi si fa una dicotomia, se lui ha molestato, allora lui è un porco, è un molestatore, è una persona da condannare pienamente. Se lei si è sentita molestata ma lui non intendeva molestare, allora forse lei che è esagerata. E si fanno tutti questi discorsi che partono però da un punto in cui dovrebbe essere che, ok, tu non volevi molestare, lei si è sentita molestata. Lei, lui ovviamente, vale per tutti. Quindi diciamo, sono i famosi meccanismi di disimpegno morale di Bandura, cioè la minimizzazione, esatto. Tanto lo fanno tutti, cioè nel senso sono proprio le basi per la psicologia ovviamente. E poi su questo c'è anche ovviamente una tendenza ad autogiustificarsi, vabbè ma io non volevo, come se l'unica realtà esistente fosse la nostra. Cioè, è molto difficile quando si parla di molestie riuscire a mettersi nei panni dell'altro, perché non tanto perché non siamo empatici, ma proprio perché mettermi nei panni della persona che si è sentita molestata significa ammettere che io ho fatto una cosa che reputo sbagliata, una cosa che ha fatto del male a qualcun altro. E questo ovviamente non è facile per nessuno, quindi nessuno penso si permetterà mai di andare a dire a qualcuno no, brucia sul rogo perché hai molestato quella persona, si è sentita molestata anche se tu non volevi. L'attenzione è sempre di cercare di non ripetere quel comportamento o di capire anche che non sempre abbiamo davanti persone che reagiscono allo stesso modo, perché la stessa frase può offendere una persona e non offenderne un'altra. Fanno tutti l'esempio, ma se io chiamo l'amico mio, gli dico che è un omosessuale di me, allora lui non si offende. Sì, però è amico tuo. Cioè nel senso, capisci che c'è un problema, che se tu parli con lui da quando avete 10 anni e siete abituati a un tipo di linguaggio e tu gli dici che sua madre è una figlia di una buona donna è una cosa, e che se tu vai da uno per strada e lo insulti è un'altra. Anche perché poi nei videogiochi magari giocando online non c'è contatto visivo, quindi magari sentirsi l'insulto, vederselo scritto o sentirselo nelle cuffie non vedi la persona che ti ha insultato, quindi sei anche un po' tra virgolette spaesato, perché poi magari la partita finisce e l'insulto rimane, la persona non c'è più, tu non puoi magari ribadire, chiedergli il perché, averci un dialogo.
la persona scompare, la partita finisce, e, però l'insulto rimane, e rimane poi magari il malessere legato all'insulto. È molto soggettivo, come diceva lei prima, un altro esempio potrebbe essere il catcalling, lo dice anche Irene Fakiris nel libro, no? Ci sono persone che possono sentirsi lusingate dal fischio per strada, e persone che dice no, quindi... Esatto. L'importante è capire il comportamento che si capire che ogni comportamento che noi mettiamo in atto può essere visto come negativo da un'altra persona, e quindi torniamo sempre al fatto di mettersi nei panni degli altri. Poi anche la citazione, sì, no? Contestualizzare. Vengono perdonate più facilmente in caso di errori. Ah, ti perdono perché, cioè, vabbè, capisco che hai sbagliato perché sei donna, e quindi implicitamente... Abbiamo il discorso che non sei capace, non sei competente. Esatto, e quindi, perché giustamente tu non è che giochi ai videogiochi, perché sono per maschi. Che poi c'è anche una sorta di forma di abilismo in questo, cioè nel senso, sì, voglio sì. dire, cioè qui arriviamo a dei livelli altissimi proprio. Quello che si diceva di femminismo intersezionale, no? Sì, esatto. Cioè, il problema non è mai una cosa sola, cioè, non basta essere donna, cioè, ci sono una serie di cose dietro che sono terribili. Sì, sì. Mi viene in mente, adesso leggevo il commento su il fatto che ci sono delle dinamiche che vengono inserite come romantiche, che andrebbero in qualche modo criticizzate o decostruite. È vero, cioè, l'ha uccisa perché l'amava troppo. Ma io non voglio, cioè, ma io mi chiedo in quale forma di amore può esistere e ammazzarsi, cioè ce l'hanno insegnato Romeo e Giulietta? Amo Romeo e Giulietta, perché non è così che funziona, a parte che sono pure suicidati, cioè nel senso, tra l'altro, non è che l'ha ammazzata perché l'amava troppo, lei si è ammazzata, cioè, quindi... Ma anche senza andare troppo nell'estremismo, ci sono un sacco di cose romantiche che andrebbero decostruite, come ad esempio il fatto del, sempre citando delle mie compagnie di classe, loro dicevano che loro non uscivano con dei uomini che non le offrivano la cena ogni volta che uscivano, perché per loro quella era avere l'idea di romanticismo e di uomo. Oppure ti stai nutrendo la gelosia in generale, e non metterti la gonna quando esci con le amiche se non esci con me. Esatto. Cioè, no, non puoi uscire con i tuoi amici maschi se sei fidanzata. Cioè, per esempio, questa cosa è una cosa che a me viene detta spessissimo. Ah, ma tu esci ancora con i tuoi amici perché, cioè, sei fidanzata. E quindi? Sì! Pensavo di poter avere degli amici, non lo so. No, ma questo è una, quello della gelosia è un discorso a parte che prescinde molto in realtà dal genere, perché ad esempio anche nell'ambito omosessuale molte volte sono stato aggiunto su Facebook, ad esempio, e mi vedevo poi a queste persone provarci, dicevo guarda sono fidanzato, e questi, e allora che cosa mi è giunto a fare? Siamo su un social, mi è giunto, cioè non significa niente, non significa assolutamente nulla, quindi perché te la stai prendendo in questo modo? Cioè... Io vorrei rispondere a Quel Bia, che dice che offrire è da sempre un gesto di galanteria. È vero, ma è un gesto maschilista. Anche perché... Nel senso, se tu quello stesso comportamento lo faresti a una persona che poi non vuoi portarti a letto, va bene. Se invece te lo fai solo perché ci stai provando, c'è un problema socialmente costruito di genere. E l'esempio che viene fatto più spesso per far capire questo livello è il versare l'acqua a tavola. Io verso l'acqua a tavola a una cioè un uomo verso un'acqua a tavola a una donna, sempre tenendo il rapporto eterosessuale, semplicemente perché è più facile fare la distinzione di genere, perché è galante e quindi lo farei, e quindi diciamo c'ha un doppio fine, oppure lo farei anche a un uomo senza problemi per educazione. Se lo farei anche a un uomo, allora va bene, cioè le tue intenzioni sono le migliori. Se lo fai solo perché è donna, no. Ti apro lo sportello. Per quale motivo? Perché sei donna? No, ce le ho le mani per aprirmi lo sportello da sola, grazie. Lo fai perché è una cosa gentile che faresti anche a un uomo? Va bene, lo accetto. Il problema è sempre lì, nel tipo di stereotipo che viene portato avanti sia da uomini che da donne. Perché ovviamente ci sono gli uomini che vogliono che questa cosa vada avanti e basta, appunto, non si deve dire altrimenti, così come ci sono delle donne anche che continuano a portare avanti questo stereotipo perché gli fa comodo, come ad esempio, come dicevo prima, dobbiamo uscire, tu non esci con me se non mi offri la cena. Perché? Offrimela tu. Cioè, ci stiamo conoscendo entrambi, anche, è galanteria anche se tu, donna, mi offri la cena.
Esatto, poi magari hai pure un reddito più alto, guadagni, hai un lavoro a differenza mia, perché io dovrei offrirti comunque la cena. Cioè, se si Perché sei parla poi uomo. di femminismo, si parla poi comunque di parità di genere a 360 gradi. Perché E lì ritorniamo sempre al discorso iniziale, cioè il fatto che il femminismo sei non uomo, è un esatto. vogliamo che le donne stiano al potere, vogliamo il matriarcato, vogliamo sti cazzi. Il punto è, si vuole la parità di genere, punto. Non un noi dobbiamo salire e voi dovete scendere, perché questo è il principale scoglio nella comunicazione con coloro che non capiscono il femminismo. Il fatto che loro pensano che... Un accettare il femminismo significa un affossare la figura maschile, quando in realtà si chiede semplicemente che ci siano delle pari opportunità. Punto. Cioè, è Esatto, semplice in realtà. è molto semplice del io adesso sono sopra e tu sei sotto, se tu vuoi arrivare dove sono io è perché io devo scendere. Quelle vignette carinissime su equità, uguaglianza, con i bambini che non vedono oltre il No, sì, cancello, no? Cioè, assolutamente. è abbastanza, cioè, alla fine tutti e tre vedono, solo che uno c'ha una scatola e uno ce n'ha tre perché sennò non ci arriva. Quello è più alto, beato lui, io sono alta 1,60 m, che devo fare? Che poi a questo tipo di cose molti rispondono: eh vabbè, ma c'è bisogno allora di una legge che ti mette su un piedistallo? Sì, Attualmente sì, mi purtroppo stiamo sì. pensando così. E Se poi, tra 100 anni non ci... purtroppo sì. Esatto. Se tra 100 anni non ci saranno più di questi problemi, perché fortunatamente questo tipo di valore culturale sarà cambiato, allora quella legge non avrà più senso di esistere. Ok, allora a quel punto quella legge è inutile. Ma attualmente, quando una donna se mette una minigonna, le viene detto: eh vabbè, te la sei andata a cercare se ti hanno dato della prostituta. No, questo è un sopruso. Potrei aprire una parentesi sul non tutti gli uomini, ma penso che sia il Oddio. caso di evitare, perché poi anche questo succede. Vabbè, ma io non ti avrei mai stuprata. Ok, grazie, però la tua cultura sì. Esatto. È Ma io mi così che ricordo funziona. anche la serie TV evento Adrian, che era stata un polverone incredibile perché Adrian, appunto, nel cartone aveva definito come aveva salvato due ragazze da un possibile stupro e poi non insultate, ma le aveva detto che se non fossero state così ubriache o così svestite, Non so. avrebbero evitato una situazione simile. Cosa. No, per esempio, una cosa che a me piace tantissimo tirare fuori in questi momenti è uno dei cartoni, penso, più brutti che sia mai stato fatto nella storia, che è l'incantesimo del lago, che è trescissimo, ma che c'ha quella scena che è proprio topica di come viene vista la donna, che quando fa, la vede che è bellissima, lei che era bruttina è diventata bellissima una donna, e fa, ci sposiamo. Ma come ci sposiamo? Non conosci niente di me. Cioè, ma hai solo vista. Cosa vedi oltre la bellezza? Perché? Cosa c'è oltre la bellezza? Ma come cosa c'è? Cioè, nel senso, ci potrebbe essere di tutto. Cioè, potrei, non lo so, russare Essere la notte. un'assassina. Cioè, non lo sapresti mai. Quindi, qual è l'esempio lampante? Che cosa c'è oltre la bellezza? Un Poi ti essere triggerò. umano? Ti triggerò leggendo un altro commento che è pieno Oddio. di. Lo sapevate che le donne hanno il 100% di probabilità in più di ottenere oggetti gratuiti in game e di vivere di rendita streamando su Twitch mezze nude, pur essendo totalmente incapaci di giocare? Cioè, in 5 righe hai distrutto tutto l'etica e il mondo. Cinque righe hai fatto vedere che i Che problemi non ha capito niente. non sono delle donne, ma sono tuoi, perché evidentemente ci sono dei problemi. Grazie Gian Patrizio, è andata così. Che poi anche lì bisogna vedere, cioè proprio il gioco, no? Il videogioco che non è nato destinato a un pubblico maschile. È vero, i primi videogiochi, avendo comunque protagonisti maschili, poi vedasi Pac-Man, comunque ambientazioni che magari possono essere attrattive più per magari il genere maschile, che Ah, perché possono però, essere cioè, nel Space senso, Invaders. Pac-Man mi sembra abbastanza unisex, cioè, nel senso, No, una invece, palletta è maschio, gialla, infatti, poi Pac-Man, sempre con la moglie poi. per attirare più le femmine, appunto, a giocare ai videogiochi, hanno fatto Mrs. Pac-Man, che è la moglie, che è lo stesso gioco, ci hanno messo Pac-Man con il rossetto e un No, fiocchettino.
Questa cosa non la sapevo, non so se la volevo sapere, sai. Col rossetto, col fiocchettino e addirittura la scatola, nella scatola le avevano fatto soltanto a lei, non si capisce il perché, delle gambe molto sensuali. È vero, è vero. E allora ho una domanda, perché non l'hanno chiamata Pac-Woman? Perché è la moglie di Pac-Man, quindi Miss Pac-Man. È vero, è vero. Cognome, non solo cognome, nome, cognome, identità. Nome con tutto. Ci ha messo un fiocchetto e delle belle gambe. E hai comunque il man nel nome. Non ti scappa la proprietà. Poi vediamo anche il Game Boy negli anni 90. Perché Game Boy? Perché gioco ragazzo? Cioè, non è destinato solo a un pubblico maschile. Per esempio... Una cosa che io sento, cioè, essendo scout, la sento tantissimo. Ancora esistono nel nome collettivo i Boy Scout. È vero, è vero. No, cioè nel senso... Perché? E in America c'è, cioè nel senso, in America sono Boy Scout e Girl Scout, ma in Italia siamo scout e basta, no? Eppure no, sono i Boy Scout. No, veramente no. E c'è questa cosa, cioè nel senso si prendono dei termini, delle cose si utilizzano così, a caso. Non c'è voglia di approfondire in realtà, perché se facessimo queste domande a un campione random di persone, magari qualcuno che si ferma e ci pensa e dice effettivamente non lo so perché, magari lo troviamo, però è talmente nel linguaggio comune, è talmente diffuso e vengono talmente tanto utilizzati che ormai non si pensa più a quello che realmente si sta dicendo. E poi ad esempio anche alcuni cambi, diciamo, di rotta, no? Cioè mi viene in mente che il Game Boy ora è, cioè poi è diventato il Nintendo DS, cioè non è più stato Boy, anzi c'era il Nintendo DS bianco, nero e rosa. Esatto. Cioè nel senso ci si sposta, ma per esempio quando c'è stato lo Switch, ma qualcuno ha pensato a livello, diciamo, comunicativo quanto era importante questa cosa? Cioè... Io sono passata dal Game Boy Advance al Nintendo DS, ma non mi sono mai chiesta chissà per quale motivo siamo passati, non lo chiamano Game Boy DS, era così, gli hanno cambiato nome. Esatto, sì, ma proprio perché è cambiata magari la cultura, hanno visto che più donne, molte più donne, si stavano approcciando al mondo videoludico, è normale, quindi giustamente come conseguenza di questo cambiamento è giusto poi cambiare nome, anche se non sarebbe dovuto mai esistere un nome del genere, ma vabbè. Poi quando le aziende però non lo rendono palese questa cosa, ti rendono noto che ne so, la cucina abbiamo fatta sulla scatola del gioco, abbiamo messo sia il bambino che la bambina, i commenti che si scatenano sono quelli... Ah, il politically correct! Esatto, io volevo arrivare. Se lo fai in sordina tutto ok, quando poi lo rendi palese si triggerano le... Acchiappa like! Tra l'altro leggo un commento, però Miss Pac-Man non lo vedo così tragico, alla fine si è trattata di una mossa di marketing volta a rivolgersi ad un target più femminile, permettendo anche l'identificazione, che secondo me può avvenire anche con un personaggio così stilizzato. Ovviamente la sessualizzazione invece la trovo problematica. No, ma infatti il punto qui non era mettere in croce Miss Pac-Man, per quanto ci siano ovviamente alcune cose che magari adesso fanno storcere il naso. Ovviamente per l'epoca è stata una mossa che comunque voleva... un po' avvicinarsi anche al mondo più femminile. E tra l'altro ha avuto successo, perché molte ragazze sì. sono avvicinate al cabinato di Pac-Man. Esatto, cioè al tempo ovviamente era una mossa che comunque dava un po' il là al femminismo. Ovviamente il punto è che se una mossa del genere fosse fatta adesso sarebbe abbastanza, non so, ironica, sarcastica. Cioè, come anche Lara Croft, che è stata creata per sbaglio... con delle taglie di seno in più e ha venduto molto di più proprio perché molti ragazzi hanno comprato il gioco. Sì anche se il seno era poligonale, ma vabbè, avendo alla queste... fine si lavora di fantasia. No, comunque il punto è che si deve sempre contestualizzare. Ovviamente per gli anni, se non sbaglio, 80 è stato il momento in cui è uscito. Ovviamente Miss Pac-Man è stata, sì, come leggo, una mossa capitalistica, ma a fin di bene, quantomeno. Ovviamente quello magari ha aiutato in certi casi a far uscire magari alcune ragazze allo scoperto, nel senso a sentirsi meglio con loro stesse, a poter dire sì, mi piacciono i videogiochi, vedo che anche quella casa... ha praticamente detto è giusto che le donne giochino ai videogiochi, quindi si è sentita un po'
meno legittimata quasi, no? Sì, esattamente, si è sentita legittimata a giocare. Quindi effettivamente ha avuto un effetto positivo. Il punto è che non dobbiamo semplicemente pensare è il politically correct, adesso ha rotto, adesso così, adesso è colà. Semplicemente delle cose che magari vengono fatte oggi, tra 20 anni magari verrebbero viste come vabbè il capitalismo, vabbè quest'altro. Ma sono comunque dei piccoli mattoni che cominciano a costruire un muro. Esatto, sì, sono d'accordo. E poi esatto, io quoto sul fatto che Miss Pac-Man è stato un tentativo proprio di far immedesimare, no, anche le ragazze, le prime giocatrici, per spingerle a giocare. Però non è che, cioè, non è che solo perché io assomiglio a Pac-Man perché sono pelato, a Simone che ha i capelli, non si può identificare, immedesimare, non è, cioè nel senso anche lì il travestire, vestire Pac-Man, no, Miss Pac-Man in un certo modo è da considerare, appunto, vabbè che erano gli anni 80, oggigiorno ovviamente non potrebbe mai, spero, verificarsi una mossa del genere. La chiave principale è proprio lo spero. No, comunque ad esempio vi racconto una piccola chicca su Final Fantasy X. Era stato fatto un sondaggio in seguito all'uscita, alcuni mesi dopo, sulla gradevolezza del titolo, in cui sono state prese in considerazione sia l'età, sia il genere dei giocatori e quanto gli era piaciuto e perché. Da questo sondaggio era venuto fuori che molte giocatrici, cioè che le giocatrici erano molte di più in numeri rispetto ai giocatori maschi per il gradimento rispetto al titolo. Perché? Perché c'era stata una love story. Il fatto che molte più giocatrici avessero gradito questo titolo rispetto agli altri perché era stato dato molto più spazio alla love story ha fatto sì che la Square Enix si sentisse legittimata a fare Final Fantasy X-2 e come l'ha fatto? Praticamente mettendo ovunque soltanto loro che cambiavano vestiti, che avevano le collezioni moda, eccetera. Quindi vediamo, è stato un flop, proprio perché le giocatrici, cioè, non era quello che volevano. Esatto, loro volevano piuttosto un focus sulla storia, non volevano semplicemente vedere una imposizione, tra virgolette, del patriarcato, giusto per restare sempre in questi termini, su di loro, volevano semplicemente che la storia fosse approfondita. E invece si sono ritrovate a dire, le donne, siete donne, vi è piaciuto, quindi giocate con i vestiti. Ovviamente il titolo è stato un flop, è stato praticamente preso come uno dei sequel peggiori che la Square abbia mai fatto. Allora, sono le 11 passate, si è fatta una certa, quindi direi che se non ci sono... Final Fantasy X2 non esiste. Se avete delle domande scrivetecele pure e poi direi di concludere la live. Io comunque vi ricordo che... Se vi foste persi l'inizio, voleste recuperarla, sarà disponibile sia sul nostro canale Twitch sia sul nostro canale Facebook e poi verrà ricaricata in versione integrale poi su YouTube, dove rimarrà per l'eternità. Tra l'altro io provo adesso ad andare a recuperare altri commenti. Questo qui è un bel commento. Ma al di là delle percentuali ci sono... riferendosi appunto alle ragazze gamer. Quindi basta con questa storia del sono scarse perché donne. Ne ho trovato una marea forti, poi come pure tra noi maschi c'è chi è scarso oppure no. Siamo gamer, esatto, basta nerdare e passare il tempo. Quindi basta con questo maschilismo e mi riferisco anche a quelli che mettono reaction della risata, vabbè, che è una delle cose che rendono questo mondo uno schifo. Quindi come c'è la mancanza di competenza o la ragazza forte in un determinato gioco perché... grazie all'esperienza, grazie al tipo di... anche di, proprio alla bravura che ha acquisito giocando un determinato titolo, si sviluppa come un ragazzo, un maschio, può essere bravo o scarso in qualsiasi altro titolo. Non bisogna giudicare e dire che una ragazza è scarsa solo perché è ragazza. Diciamo che in linea di massima è vero, dire basta con questa storia del maschilismo perché esistono le persone, ok, quello è dire no, il problema non esiste perché io ho conosciuto un sacco di ragazze brave e un sacco di uomini scarsi, bene, top, perfetto, ci fa piacere, il problema esiste a prescindere dalla tua esperienza. Sì, esatto, bisogna stare un po' attenti a non passare sopra il problema solo perché non si vede sulla propria pelle.
perché ovviamente altrimenti si rischia di fare un errore al contrario, no? Cioè, se io ignoro un problema, non significa che il problema non esista. Diciamo che si rientra sempre nell'ambito dei bias, cioè che da un'esperienza del particolare si pretende di astrarre una legge generale di funzionamento del mondo. Esatto, purtroppo ci abbiamo questo bias. Oppure un altro commento che dice che, riprendo quello che ho detto prima, no? Che tra gamer è normale pigliarsi insulti, fa parte del gioco, poi ognuno ha la propria sensibilità, ma non ne farei una questione di genere. Quando invece è importante anche capire che l'insulto e la molestia, se sei una donna, può estendersi anche oltre. Cioè non tra l'altro, singoli ancora singoli. Di più, questo commento, se non ricordo male, era venuto proprio da una donna che diceva... Sì? Che diceva, vabbè, adesso ci insultiamo dicendo caspiterina, ma se io dico sei figlio di una buona donna, mica è sessista. No! Voglio sapere, cioè io sì, voglio sapere esattamente qual è la persona che è contenta di sentire insultare la vita sessuale della madre, ad esempio. Fra l'altro, aggiungendo il fatto che per quale motivo ti dovrebbe interessare la vita sessuale di mia madre? Cioè, nel senso, è proprio... E poi, ancora di più, cioè nel senso, non è che ora perché ti insulti in generale, allora puoi fare degli insulti sessisti sulle persone. Ci sono talmente tanti modi per insultare la gente senza utilizzare degli insulti sessisti, che io mi domando quale sia il motivo. Cioè, perché? È l'esempio più banalmente, quando qualcuno ti taglia la strada, per quale motivo sei un uomo? Utilizzi una serie di epiteti che riportano tendenzialmente a testa di fango, pezzo di cacca o cose del genere. E se invece ti taglia la strada una donna, allora lei è una cara meretrice? E l'uomo in questione al massimo è il figlio di una cara meretrice? Sì, è vero, però è innocente, lui sta tranquillo. È così, cioè la donna ha l'insulto focalizzato su di lei, l'uomo c'è l'insulto focalizzato sulla madre. Beh, io quantomeno sono per la parità di genere, dico quell'insulto sia che sia uomo che sia donna. Cioè... insulti direttamente la madre. No, proprio, anche se è uomo. Cioè, sì, ma... Quindi niente. Tanto tu, queste Simone, cose... citando Final Fantasy X2, hai aperto sì il vaso di Pandora. Sì, è partito. Perché Final Fantasy X2 in realtà è una ferita narcisistica all'interno di tutti noi giocatori che amiamo la Square Enix. Io sto giocando al 9, molto molto bello, mi sta piacendo un sacco. Sono quasi alla fine del disco 3, molto molto bello. Basta, volevo aprire e chiudere questa parentesi velocissima, perché so che Simone ci ha giocato. Allora, se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere qui. Se non volete aggiungere altro, Erika, Simone, Giulia. Abbiamo credo. Abbiamo buttato dei semi che speriamo possano germogliare. Esatto. Sì, speriamo che di averli fatto un po' anche riflettere, ragionare, anche aver fatto un po' di compagnia in questa serata dedita al femminismo. Riprenderemo il tema giovedì con un webinar dedicato proprio a questo argomento di 40 minuti della dottoressa Carolina Giagrandi e poi in futuro con Elena Isportiva, appunto, ex Isportiva, facente parte appunto di una squadra Isportiva femminile, che ci parlerà un po' della sua esperienza passata. Tanto ci fanno un po' di complimenti, grazie. Notte i DJ. Esatto, vivi e lascia vivere, viviamo e lascia, cioè proprio... No, in realtà credo intendesse vivi il personaggio di Final Fantasy IX. Vivi, bellissimo, il mago nero, bellissimo. Brave tutte. Oh, la schwa. Come conquistarmi. Come se non fossero bastati già la conoscenza dei libri. E mercoledì siamo in live, esatto, con For Gamers, con appunto il format PsyGamers, per parlare di Politically Correct, il primo dei due appuntamenti. Quindi altri vasi di Pandora in tema. Esatto. Io vi auguro una buona notte, ringrazio Erika, Simone e Giulia per la partecipazione e alla prossima.
Buonanotte, Twitch.